bene. Tu devi solo metterti a camminare, raggiungere la cima di montagne nuove, vedrai che andrà bene, andrà tutto bene. Tu devi solo smettere di gridare e raccontare il mondo con parole nuove, supplicando chi viene dal mare di tracciare di nuovo il confine tra il bene ed il male. Buonasera e benvenuti ad un nuovo appuntamento con lo speciale Elezioni Amministrative 2021. Questa sera ci concentreremo sul territorio ed indagheremo proposte e progetti dei candidati al Municipio Settimo, che è il più popoloso di Roma con i suoi oltre 300.000 abitanti. Al primo turno, quello del 3 e 4 ottobre, ha votato nel settimo municipio il 50,07% degli aventi diritto, con una percentuale più alta rispetto a quella che si è registrata in città. Ma nonostante questo non è stato possibile eleggere il mini sindaco e quindi la sfida per il ballottaggio vedrà contrapporsi per il centro-sinistra Francesco Laddaga e per il centro-destra Luigi Avveduto, che questa sera sono nostri ospiti. Quindi salutiamo subito Francesco Laddaga, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera, grazie a voi. E Luigi Avveduto, grazie mille. Buonasera, grazie a voi e un saluto ai telespettatori. Uno di loro verrà eletto al secondo turno, che è previsto per domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021 a Roma, e oggi proveremo quindi a conoscere un pochino meglio i due candidati e le rispettive proposte elettorali per il Municipio 7, che per estensione, numero di abitanti e attività potrebbe essere inserito nella top 10 delle città italiane, prima di Venezia e Trieste e subito dopo Firenze e Bologna. Per chi non dovesse saperlo, il territorio del Municipio 7 si estende nel quadrante sud-est della città, dalla centrale zona di Piazza San Giovanni fino all'estrema periferia con il comune di Ciampino, ed è nato nel 2013 dall'accorpamento del nono e del decimo municipio. Di questo municipio fa ovviamente parte anche NSL, che è presente nel quartiere Tuscolano dal febbraio del 2019 come emittente radiotelevisiva e che da sempre è in prima linea sul territorio e pronta a raccontare, promuovere e combattere battaglie sociali importanti. Questo confronto potrà essere seguito sul canale 74 di NSL oppure in streaming sul sito nslradiotv.it o anche sulla radio IP di NSL, che potete scaricare gratuitamente su tutti i dispositivi iOS e Android. Scopriamo insieme qualcosa in più sull'app di NSL. Scarica l'app ufficiale di NSL. Scarica l'app ufficiale di NSL. Con un solo clic potrai vedere i nostri programmi TV oppure ascoltarli via radio direttamente dal tuo smartphone o dal tablet. Potrai seguire il palinsesto di NSL in qualsiasi momento, conoscere i nostri speaker e interagire con loro via social. Ti sei perso una diretta? Nessun problema! Attraverso la sezione podcast potrai riascoltare quando e dove vuoi le puntate dei principali programmi. L'app di NSL Radio TV è facile, gratuita e sensazionale. Cercala sullo store di iOS e Android e portaci sempre con te. Lo speciale Elezioni di questa sera potrete seguirlo anche sui 90 FM di New Sound Level, oltre che sulla web TV più seguita d'Italia, Canale Europa TV, al canale 15. Per chi invece non potesse seguire la diretta potrà recuperare la puntata nelle repliche che verranno trasmesse sul canale 74 di NSL martedì 12 ottobre alle 10, giovedì 14 ottobre alle 17 e venerdì 15 ottobre alle 22:30. Se avete domande per i nostri ospiti potete scrivere al 39 39 300 400 oppure telefonare allo 06 71 54 31 20. La redazione selezionerà i messaggi e ne proporremo qualcuno nel corso di questo confronto. Finora abbiamo fatto una breve fotografia del Municipio 7, regalando anche a chi non lo dovesse conoscere una visuale ampia su quello che potremmo definire un piccolo comune all'interno della città di Roma. Prima di cominciare però le regole di ingaggio. Ogni candidato avrà a disposizione 120 secondi, ovvero due minuti, che saranno scanditi da un countdown per rispondere alla domanda posta, che poi sarà la stessa per entrambi, in modo da poter esprimere il proprio pensiero nonché programma sul tema in questione. Vi ricordo, ovviamente lo ricordo ai due candidati, che l'obiettivo di questa trasmissione a pochissimi giorni dal voto è quello di incentivare un confronto civile e rispettoso all'insegna dell'ascolto. Per ogni risposta, ovviamente, sarà possibile richiedere il diritto di replica di 60 secondi.
Cominciamo con la prima domanda, cominciamo con Francesco Laddaga, che al primo turno ha ottenuto il 35,67% delle preferenze, è stato già consigliere municipale nel 2013, eletto con la lista civica di Ignazio Marino, molto conosciuto per la sua attività di archeologo e per l'interesse e la tutela dei beni culturali, tanto che a tutt'oggi è il presidente dell'Archeomitato. Quindi, prima domanda per lei, a 120 secondi, qual è la sua visione del futuro Municipio Settimo? Il Municipio Settimo, come insomma avete detto anche voi, potrebbe essere la nona città d'Italia. Io in questi giorni ho detto spesso, scherzando, che abbiamo un patrimonio da fare invidia anche al primo municipio, al centro storico di Roma. Ma non è solo un patrimonio di cose, di oggetti, il patrimonio storico, culturale, archeologico. Nel Municipio Settimo c'è un'energia, una forza che viene dal basso, dal terzo settore, dall'associazionismo, che è poi il mondo da cui provengo anch'io, che secondo me potrebbe dare tantissimo a questo territorio, a questa città. Quindi io immagino un Municipio Settimo in cui l'amministrazione sia in grado di governare questa città, questo municipio, con i cittadini, con le associazioni, con i comitati, con i bambini, con gli anziani, con tutta quella forza che c'è su questo territorio, per far sì che in questo municipio si possa vivere meglio, sia più facile vivere nel Settimo, sia più bello, ci possa rendere anche più orgogliosi, perché le potenzialità ci sono, le possibilità ci sono, e quindi è mia intenzione continuare a fare quello che abbiamo fatto in questi anni, cioè fare rete, fare squadra, allargare il campo, allargare una parte di persone, di gente, di forze che hanno a cuore questo territorio, così come lo ho a cuore io, perché sono nato qui, ci sono cresciuto, vivo nel Settimo e mi batto per migliorare il Settimo Municipio da sempre, e secondo me abbiamo tutte le carte in regola per poterlo fare. Il municipio ha delle potenzialità enormi e io, con la mia squadra, con la mia coalizione, abbiamo intenzione di sprigionare queste forze e di far fiorire questo territorio. La ringrazio, e allora andiamo avanti e passiamo con la stessa domanda però a Luigi Avveduto, che al primo turno ha raggiunto il 30,10%, viene dalle liste dell'UDC, per la prima volta si candida nel Municipio Settimo, segretario nazionale del Sindacato Italiano Militare SIM Carabinieri e presidente di Per Vivere Insieme. Anche per lei 120 secondi, qual è la sua visione del futuro Municipio Settimo? Buonasera, intanto mi sento in dovere di ringraziare sentitamente i 38.569 cittadini che hanno creduto nel centrodestra, che indegnamente rappresento, un ringraziamento anche ad ogni singolo candidato di ogni singolo partito della coalizione, soprattutto per il lavoro eccelso che hanno svolto sul territorio in passato e durante la campagna elettorale. Sì, soprattutto mi soffermerei non sull'aspetto della rappresentanza sindacale, del quale lavoro, ne vado fiero, ma soprattutto sull'aspetto del terzo settore, che mi occupo da ben 11 anni, quasi 12, occupandomi di ultimi, che dico sempre ai miei occhi ultimi non sono. Su questo penso che abbiamo un unico comune denominatore con il collega Laddaga, che ci occupiamo di volontariato, e un politico deve essere impegnato nel volontariato, perché guai se un politico si distacca naturalmente dalla propria base, dalla propria gente. Dunque la mia visione per questo splendido municipio nel quale mi sto avventurando, bontà vostra se dovessi essere eletto, questo municipio che è uno dei più estesi, come è stato già detto, ma soprattutto il più popoloso, ecco, che ha nulla da invidiare, hai detto bene, nulla da invidiare a nessun altro municipio, ma soprattutto questo accorpamento che è avvenuto nel 2013 tra l'ex nono e l'ex decimo ai fini di risparmio economico, purtroppo ha creato solo disagi nel nostro attuale settimo municipio. Allora, qual è la mia visione? La mia visione è avvicinare l'istituzione municipale al cittadino, soprattutto, ecco, un esempio, decentrando i servizi, ad iniziare dalla vecchia Villa Lazzaroni, dall'ufficio anagrafico della vecchia Villa Lazzaroni, con soli due impiegati, che potete comprendere crea soltanto un disservizio e non un servizio vero e forte al cittadino residente in quel quadrante, dare un segnale di vicinanza verso il cittadino dell'ex nono e dell'ex decimo, perché il municipio è uno e deve essere unico per tutti noi che amministriamo.
Grazie mille. Nel corso della puntata la domanda verrà posta alternativamente, una volta prima alla Daga, una volta prima ad Avveduto. Quindi stavolta è il turno di Avveduto. 120 secondi. La novità degli ultimi anni è stata l'introduzione delle piste ciclabili. Alcune di queste, ad esempio via Tuscolana o via Taranto, sono state molto discusse. Qualora eletto, cosa farete con le ciclabili? Io partirei già dal passaggio che lei ha appena detto, che sono state molto discusse. Infatti noi non siamo la voce di noi stessi, noi rappresentiamo le istanze dei cittadini. I cittadini cosa vogliono? Vogliamo andare a chiedere ai cittadini cosa desiderano, come vedono queste piste ciclabili, ma in tutta Roma? Possiamo dare l'esempio del nostro municipio, ma anche passando per l'attuale tredicesimo con la Gregorio VII, per l'attuale terzo passando per Prati Fiscali, ma pensiamo al nostro, la via Tuscolana. Basta guardare, fermarsi un attimo a via Tuscolana e guardare quello che avviene nelle ore di punta. Questa pista ciclabile, che purtroppo ha fatto sì che si restringesse in modo notevole, in modo non indifferente, la carreggiata, e pensate anche ovviamente alle soste delle autovetture, dunque praticamente la carreggiata è diventata veramente molto, molto ristretta, come dicevo poc'anzi, creando un disagio infinito, soprattutto ai mezzi di soccorso. Ricordiamoci che un minuto di ritardo potrebbe essere un problema per salvare o meno una vita umana. Cioè, parlo di un mezzo di soccorso, un'autoambulanza, un mezzo, un automezzo, un autoradio delle forze di polizia. Un minuto d'anticipo, un minuto di ritardo può essere determinante per salvare una vita umana. Dunque, dico, dobbiamo mettere nella bilancia le due situazioni. Cosa preferiamo? Io sono uno sportivo, attenzione, tengo a sottolinearlo, e vado anche in bici, dunque non sono contro le piste ciclabili. Qualcuno mi ha detto lei è di destra, dunque è contro le piste ciclabili. Assolutamente no, io sono favorevolissimo. Non sono favorevole a questo genere di piste ciclabili. Le piste ciclabili vanno fatte con una certa razionalità. Questa pista ciclabile di via Tuscolana è stata una scelta scellerata, una scelta indescrivibile, che il sottoscritto non avrebbe mai permesso, anche se non è di competenza purtroppo municipale, perché lo dobbiamo anche sottolineare, ci sono delle competenze nella macchina amministrativa ovviamente municipale e comunale. Grazie mille. La Daga, ovviamente per lei la stessa domanda, quindi stiamo parlando del tema delle piste ciclabili nel settimo municipio. Ci sono state molte discussioni negli ultimi anni a proposito soprattutto di quella di via Taranto e di via Tuscolana. Qualora eletto, cosa farebbe con le piste ciclabili? Allora, intanto una battuta: se qualcuno, Luigi, ti ha detto sei di destra, quindi sei contro le piste ciclabili, forse anche perché la posizione del candidato sindaco Michetti sulle ciclabili mi sembra molto netta, molto, molto dura e, insomma, per quanto mi riguarda, non molto condivisibile, ovviamente. È vero, le piste ciclabili sono state molto controverse, soprattutto quelle che tu hai citato, che voi avete citato, Tuscolana, via Taranto, anche se via Taranto, via La Spezia, Largo Brindisi, diciamo, lì si è creato un problema più di viabilità, di mobilità, direi un po' generale, e lì sicuramente bisogna intervenire con un ripensamento. Insomma, lo stesso provvedimento che è stato preso in quelle vie è stato discusso anche dalla maggioranza che l'ha portata, con una posizione tra Campidoglio municipio molto discussa. Le piste ciclabili sono una parte del futuro della città, non solo di Roma, ma è quello che sta avvenendo in tutta Europa e in tutto il mondo. Dobbiamo, credo, pensare a delle città più a misura di persona, più a misura di donna, di uomo, di bambino, e meno a misura di macchina. Quindi pensare ad una città dove muoversi sia più semplice. Quindi le ciclabili devono esserci, noi siamo a favore delle ciclabili, ma come spesso si dice, siamo a favore delle ciclabili fatte bene. La ciclabile sulla Tuscolana, io sono molto perplesso, forse l'avrei fatta sulla parallela, l'avrei fatta su Viale Anicio Gallo, dove il percorso sarebbe stato lo stesso, ma magari sulla Tuscolana si poteva ragionare più, ad esempio, su una preferenziale, su riuscire a far scorrere meglio i mezzi pubblici. Le ciclabili vanno fatte perché tutta Europa, tutto il mondo si muove in bici, perché la bici può essere un'ottima alternativa al mezzo privato che inquina, che occupa spazio, che crea problemi. Farle bene e riuscendo a superare alcune criticità che le ciclabili fatte hanno costituito, soprattutto in corrispondenza di alcuni incroci sulla salita del Quadraro,
nel tratto successivo. Benissimo, ovviamente parlando di piste ciclabili abbiamo già sfiorato l'argomento traffico, che forse è un altro degli argomenti, diciamo, principe all'interno di questa campagna elettorale, è uno dei principali problemi di tutta la città di Roma, ma soprattutto del settimo municipio, perché il quadrante San Giovanni e la Tuscolana, diciamo, sono particolarmente caratterizzate da flussi di traffico molto importanti. Partiamo questa volta dalla Daga. A proposito del traffico, quindi del trasporto su gomma, proverete a ridurlo? Qual è, diciamo, la vostra strategia? Allora, mi riaggancio bene a quello che dicevo prima e che in parte non ho detto proprio, insomma, immaginando che se ne potesse riparlare. La nostra città è attraversata da flussi di traffico che spesso l'attraversano in maniera quasi totale, e io credo che in questo l'idea che il nostro candidato sindaco Roberto Gualtieri sta proponendo alla città, quella della città dei 15 minuti, potrà aiutare molto. Noi dobbiamo fare in modo che la gente si voglia spostare perché vuole andare in un determinato luogo e non perché deve andare a cercare servizi che dovrebbero essere servizi di prossimità. E quindi, ad esempio, immaginare che una persona debba attraversare tutto il municipio per andare a fare una carta d'identità, per trovare un presidio sanitario, per trovare un presidio culturale, è una cosa che va completamente rivoltata. Per cui avvicinare i servizi alle persone, i servizi di base, i servizi ricreativi, i servizi culturali, i servizi educativi, e quindi fare in modo che le persone abbiano meno esigenza di dover fare tanti chilometri, e soprattutto puntare sul trasporto pubblico. Negli ultimi anni ogni rivisitazione del trasporto pubblico ha significato tagli alle linee, tagli ai servizi, tagli ai chilometri, al chilometraggio del servizio pubblico. Io ho un mio collega che prima veniva al lavoro, abita a 2 chilometri dal lavoro, veniva con l'autobus, è stato tagliato il 558, il 557 fa un giro lunghissimo, adesso viene in macchina. Ecco, noi dobbiamo invertire completamente il trend, lavorare su una maggior offerta di servizio pubblico ed anche lavorare con i servizi integrati, lo sharing. Io proposi una risoluzione già quando ero consigliere nel 2015. Questo municipio, buona parte di questo municipio è completamente tagliato fuori dai servizi di car sharing, di bike sharing o di condivisione degli scooter, ad esempio. Una città, cioè tutto l'ex decimo, è tagliato fuori dal car sharing. Quello dobbiamo potenziarlo e magari pensare a dei pacchetti integrati con il trasporto pubblico per incentivare le persone che ora usano le macchine e che non vanno criminalizzate perché a volte non hanno alternative. Grazie mille la Daga. Quindi adesso, anche per avveduto, la stessa domanda: parliamo di mobilità, il grosso problema del traffico nel settimo municipio, dove ovviamente il flusso è importante. Qualora eletto, come pensa di ridurre questo traffico, come pensa di agire? Io vorrei ripartire un attimo dal passaggio che spero aver compreso male, nel quale il collega La Daga dice che forse con maggiore utilizzo di bici ovviamente si riduce il traffico. Ho capito bene o ho capito male? Non lo so, spero aver capito male, perché ovviamente ho una visione completamente differente. Non è che realizzando piste ciclabili, a mio modo di vedere, si riduce di molto il traffico stradale. Il traffico automobilistico, pardon. Dunque noi dobbiamo anche valutare bene le situazioni. Ho sentito questa cosa e sinceramente mi fa un attimo rabbrividire. Io ritengo che invece una città capitale del mondo, una città quale Roma, dovrebbe puntare soprattutto su ovviamente il trasporto pubblico locale. Ed è assurdo che il nostro municipio, che abbiamo detto in apertura è uno dei più estesi ma soprattutto il più popoloso, abbia le stesse linee come altri municipi che sono molto più piccoli e molto meno popolosi. Dunque, o il nostro municipio viene valorizzato e viene considerato soprattutto come un comune nel comune, perché noi dobbiamo essere un comune nel comune, dobbiamo essere considerati soprattutto noi futuri amministratori come dei veri mini sindaci, e non soltanto sulla carta che veniamo chiamati presidenti o mini sindaco. Cioè dobbiamo avere più poteri, dunque il famoso decentramento amministrativo del quale si parla da più di 20 anni deve essere realmente attuato, e soprattutto, ecco, per quanto riguarda il traffico e la mobilità, naturalmente il nostro municipio deve essere considerato un municipio diverso rispetto agli altri, ma non perché siamo più bravi o più belli o più buoni, perché il nostro municipio ha 330.000 abitanti, con tanti anziani soprattutto, e abbiamo una bella fetta di cittadini di ovviamente una certa età.
Grazie mille. E a questo punto blocca. Del confronto, ovviamente, introduciamo il diritto di replica che è stato chiesto dalla Daga. Quindi la Daga ha 60 secondi per rispondere ad Avveduto. Prego la Daga. Allora, intanto il nostro municipio non è uno dei più grandi, sfatiamo un mito, siamo il più popoloso, ma è uno dei più piccoli come superficie. Però c'è chi ha esigenza di muoversi con il mezzo privato per lavoro, per tanti motivi, però ci sono delle buone pratiche e qui nel municipio ne abbiamo alcune, io le conosco perché insomma ci vivo e lo frequento abbastanza regolarmente. Ad esempio il back to school che si sta facendo in diversi istituti, in cui le associazioni di genitori fanno un bel trenino che va in alcuni giorni della settimana a scuola con i bambini in bici, che è una bellissima pratica che alleggerisce il traffico, evita di appunto occupare la strada con mezzi privati, educa i bambini a muoversi in modo diverso, creando anche delle sane abitudini, perché oltre allo sport c'è anche una esigenza di fare attività quotidiana all'aperto che può fare solo che bene, e quindi buone pratiche che possono assolutamente alleggerire il traffico e permetterci di vivere meglio la nostra città. Il contro diritto di replica, quindi anche Avveduto ha 60 secondi per rispondere a quanto detto adesso dalla Daga. Prego Avveduto. Grazie. Io penso che un amministratore locale debba valutare naturalmente la percentuale di cittadini anziani che risiedono nel proprio territorio. Non immagino un settantenne, un ottantenne in bici. Necessitano di più servizi, di più trasporto locale, questa grande fetta di popolazione che dobbiamo non sottovalutare. I nostri nonni sono veramente la nostra ricchezza, dunque non pensiamo soltanto ai giovani, sì, vanno pensati, perché non è che naturalmente tutti sono cittadini e tutti sono nostri, se così vogliamo dire, fratelli, dunque dobbiamo pensare a tutta la cittadinanza, ma non possiamo non sottovalutare che la più grande fetta di popolazione è una fetta di cittadini anziani, che non li immagino su una bici, io li immagino naturalmente su un pullman, per chi si può permettere naturalmente un taxi, ma sono ben pochi. Allora queste piste ciclabili vanno fatte all'interno naturalmente di parchi, all'interno di strutture che possono... Basta, finisce qui il tempo purtroppo, e questa è la dura legge di questo confronto elettorale. E allora Avveduto, che ricordiamo è candidato per il centrodestra alla presidenza del settimo municipio, a questo punto, visto che abbiamo parlato anche di anziani, un tema caldo sia agli anziani ma anche ai giovani è sicuramente la sicurezza, soprattutto nelle aree maggiormente a rischio criminalità, quali contromisure, quali misure preventive intendete prendere per far sentire ogni cittadino al sicuro? Cominciamo da Avveduto e poi dopo la Daga. Questa è una bellissima domanda, perché insomma lo avete detto in apertura di questa trasmissione, sono segretario nazionale di un sindacato dell'arma, dunque mi occupo di sicurezza da una vita, ma soprattutto ecco, dobbiamo anche ricordare che oggi non bisogna più parlare di sicurezza, forse dovremmo parlare di insicurezza sociale, perché purtroppo spesso questo si percepisce. Per quanto riguarda la sicurezza e quello che immagino per il nostro municipio, soprattutto mi riferisco alla parte periferica, perché è lì che magari dovremmo valutare quello che avviene, perché naturalmente le stazioni carabinieri, i commissariati di polizia necessitano di più risorse umane, di più mezzi, dunque questo è un qualcosa che deve essere rappresentato, valutato per quanto riguarda il tavolo tecnico, che dobbiamo sederci anche noi al tavolo tecnico con le forze di polizia, lo chiamo tavolo tecnico, poi un tavolo di coordinamento tra le forze di polizia, ma soprattutto un'altra situazione da non sottovalutare sono le associazioni d'arma. Noi abbiamo tanti carabinieri, poliziotti, forze armate in congedo che amano occuparsi di sicurezza attraverso il volontariato, dunque perché non far sedere anche al tavolo di coordinamento delle forze di polizia anche il terzo settore che si occupa di sicurezza? Perché non far nascere delle piccole, se le vogliamo chiamare tra virgolette, delle piccole ronde, ma nel senso buono del termine, no? A livello, non pensate male, a livello di prevenzione, perché prevenire è meglio che curare, come nella salute. Prevenire è meglio che curare. Io immagino il vigile di quartiere, immagino il carabiniere di quartiere, anche se non è di competenza nostra, dovremmo chiedere a chi ci governa di ritornare al carabiniere, al poliziotto di quartiere e al vigile di quartiere e alle associazioni d'arma, perché prevenire
è qualcosa che il cittadino desidera, non che lo desideri sottoscritto. La prevenzione innanzitutto, più che la repressione. Grazie mille, e a questo punto passiamo a Francesco Laddaga, che è candidato per il centrodestra alla presidenza del settimo municipio. Quali contromisure e quali misure preventive intendete prendere per far sentire ogni cittadino al sicuro? Allora, di certo non le ronde, che insomma sono, è un'idea che non ci piace. Penso ovviamente che le forze di sicurezza e le forze dell'ordine debbano fare il loro lavoro, debbano avere i mezzi, debbano avere le strutture. Però insomma, la mia idea di società è un'idea in cui gli spazi che sono abbandonati, dove quindi poi la microcriminalità o anche la macro, perché ricordiamoci che insomma anche in questo municipio recenti sentenze ci dicono che c'è la mafia, che c'è la criminalità organizzata anche a livelli molto alti. Io credo però l'esempio da seguire sia un po' quello che è accaduto in alcune piazze di questo municipio. Penso a Largo Appio Claudio, penso a Via Flavio Stilicone, dove c'erano prima situazioni di degrado e quindi di criminalità. A Via Flavio Stilicone c'era spaccio, c'era prostituzione, c'erano occupazioni abusive. È stato creato un luogo di socialità, è stata data la possibilità alla società di rifiorire e di riempire quello spazio di buone pratiche, di belle realtà. Ecco, dobbiamo aumentare in quel senso. Vengo io adesso da un incontro con l'assessore regionale alle attività produttive Ornelli, che ha detto una cosa, ha citato una frase molto importante, ha detto: con le luci spente le città muoiono. Noi dobbiamo accendere luci con occasioni di cultura, dobbiamo accendere luci riempiendo quegli spazi che sono abbandonati, che sono inutilizzati, che sono non riempiti di positività. Ecco, dobbiamo metterli a frutto e dobbiamo farli fiorire. Ecco perché abbiamo detto in questi mesi che uno dei nostri principali una delle principali occupazioni sarà quella di mettere a bando tutti gli spazi inutilizzati, tutti gli spazi del patrimonio pubblico, i beni sottratti alla criminalità, per riempirli di associazioni culturali, di comitati, di cittadinanza attiva, che possono creare un sostrato sociale che, assieme alla sensibilizzazione nelle scuole, può davvero cambiare la società, impedendo quei vuoti dove poi la criminalità fiorisce. Ha veduto, ha chiesto i 60 secondi di replica. Prima però permettetemi di ricordare 06 71 54 31 20 è il numero per telefonare e fare la vostra domanda ai candidati. Potete utilizzare anche il 39 39 300 400 per mandare un sms o un messaggio su WhatsApp. Prego, ha veduto, 60 secondi per lei. Sì, non me ne voglia il collega Laddaga, ma forse ha confuso il tema. Se si parla di sicurezza non possiamo parlare di sociale, forse lì dobbiamo parlare di sociale barra cultura. Io intendo, per quanto riguarda le ronde, non intendo le ronde come magari qualcuno possa interpretare, possa pensare. Io intendo le passeggiate notturne fatte da alcuni cittadini che sono degli ex militari, degli ex poliziotti, degli ex carabinieri, che danno la presenza di una persona con una pettorina, comunque è un, come posso dire, un deterrente, è qualcosa che allontana eventualmente qualche ipotesi di reato. Io immagino che quello che diceva la Daga, centri di aggregazioni dei quali tu parlavi poc'anzi, non siano soltanto qualcosa che faccia pensare alla prevenzione. Io per prevenzione intendo naturalmente andare laddove avvengono dei reati, laddove manca l'illuminazione pubblica, laddove purtroppo il cittadino non sente la presenza delle forze di polizia, ecco, e fa sentire la presenza di qualcuno. È stato ovviamente chiamato in causa, e allora 60 secondi anche per il candidato di centrosinistra, Francesco Laddaga, prego. No, vabbè, ma è chiaro che dobbiamo far sentire la presenza, intanto la presenza dello Stato e dell'amministrazione, quindi portare i servizi, fare in modo che nessuno si senta abbandonato dall'amministrazione, ed è quello che intendiamo fare. Ma io continuo a pensare che si debba lavorare su una sensibilizzazione, su un'educazione, partendo dai bambini, partendo dai ragazzi. Ecco perché faremo un grande lavoro con le scuole, con tutte le agenzie educative presenti su questo territorio. Penso a centri di formazione professionale che ci sono e con i quali l'amministrazione non ha mai interloquito, non sono mai stati messi in grado di poter dare una mano, e noi ci abbiamo parlato perché li conosciamo, perché ci lavoriamo da anni. Si può fare un grande lavoro con chi già c'è sul territorio. Penso all'esperienza dell'Accademia Popolare in questo territorio, cioè tutti quelli che lavorano con i bambini, con i ragazzi nelle scuole, e che possono dare l'idea di un mondo diverso e togliere soprattutto l'attrattiva del facile guadagno, della criminalità,
ai bambini e ai ragazzi. E finisce la delinquenza. Grazie alla Daga, grazie a Veduto. Ora anche con le ronde finisce la delinquenza, però. Continuiamo. Ma io non sono mai intendevo passeggiate notturne. Le ronde. Intendevo passeggiate notturne. Le ronde sono un'altra cosa. Sul tema della sicurezza il dibattito si è acceso. Grazie mille. La Daga. Perfetto. Ora però dobbiamo fermarci per un attimo di pubblicità, poi torniamo di nuovo qui sul canale 74 di NSL per il confronto tra Francesco La Daga per il centro-sinistra e Luigi Avveduto per il centro-destra, entrambi candidati alla presidenza del Municipio 7 al prossimo ballottaggio. Restate con noi. Bentornati allo speciale elezioni amministrative 2021. Vi ricordo che stiamo ascoltando i programmi e le proposte di Francesco La Daga per il centro-sinistra e Luigi Avveduto per il centro-destra, candidati alla presidenza del Municipio 7, che si sfideranno al secondo turno domenica 17 e lunedì 18 ottobre. Stanno arrivando moltissimi messaggi facendo ovviamente complimenti ad entrambi. Regia, mi fanno presente che forse in studio non c'è ritorno e abbiamo scelto una domanda perché purtroppo dobbiamo sceglierne alcune. Quindi partiamo dalla Daga, torniamo un attimino sul tema che abbiamo trattato della mobilità. La domanda è: sono previste delle linee tram nel settimo municipio? Allora, 60 secondi. Dunque, quello della cura del ferro è un tema che insomma la nostra coalizione batte da un po' e ricordiamo Tocci, ricordiamo alcune linee messe in campo da noi in passato, ma sì, sono previste, ovviamente le prevede il programma del candidato sindaco Roberto Gualtieri, le prevediamo noi e soprattutto quello che sto dicendo è che dobbiamo stare attenti perché troppo spesso in passato alcuni progetti su questo territorio sono rimasti progetti. In questo momento è stata aggiudicata la settimana scorsa una gara per 5 nuove linee tranviarie nella città di Roma, 2 riguardano il nostro municipio ed una in particolare prevede una linea tranviaria che parta da Nagnina, prende la Tuscolana, attraversa Romanina, attraversa Tor Vergata e si riconnette con la metro C sulla Casilina. Questo permetterebbe di riunire quartieri che in questo momento soffrono la carenza di mezzi pubblici con Anagnina fino all'università, al Policlinico, quindi una grande infrastruttura che dobbiamo vigilare perché arrivi a meta. Grazie mille, ha veduto 60 secondi anche per lei per rispondere al telespettatore che chiede appunto notizie e informazioni su eventuali linee tram nel settimo municipio. Prego. Ma vedete, spesso noi politici pensiamo di sostituirci agli esperti del settore, no? Il politico non è un tuttologo, il politico con umiltà amministra un municipio e dunque con la stessa umiltà chiede agli esperti del settore, dunque agli ingegneri del traffico, alla polizia di Roma Capitale, di sedersi e di dare il proprio contributo. Una volta che si ascoltano ovviamente i tecnici del settore, gli esperti, pardon, del settore, e si ascoltano naturalmente i comitati di quartiere che tanto si parla e poi non si considerano quando amministriamo, poi si prendono le decisioni e si danno ovviamente le linee politiche. Perché no? Se i cittadini lo vogliono, lo desiderano, noi siamo semplicemente la voce dei residenti. Si valuterà con gli esperti del settore. Ringraziamo i telespettatori e i cittadini che ci stanno seguendo e che stanno scrivendo moltissimi messaggi durante questa trasmissione. Ora ne selezioneremo qualcun altro cercando di dare voce anche a voi, ma dobbiamo cambiare tema e andare su un altro tema molto caldo sia per la città di Roma sia anche per il settimo municipio. Parliamo ovviamente del tema rifiuti, quindi partiamo da Avveduto. Qual è il vostro piano in merito alla raccolta differenziata? Pensate di ampliare e potenziare il sistema di raccolta porta a porta e se sì, come? Allora io ricordo a me stesso che sono figlio di emigranti e sono nato e vissuto all'estero per circa 18 anni nel nord Europa e dunque potete ben immaginare come posso concepire il tema, no? E dunque io non sono contrario alla raccolta porta a porta. Però dove è stata attuata in forma, diciamo, sperimentale, purtroppo non è andata molto bene. Perché non continuarla a valutare? Io sono aperto sempre a tutto sulla scia di quello che ho detto nella precedente domanda. E dunque ho risposto dicendo che si ascoltano naturalmente i cittadini. Se i cittadini vogliono questo, perché no?
Però attenzione, ricordiamoci che il tema non è di competenza municipale, bensì di competenza regionale. Dunque dobbiamo anche ricordarci questo, è comunale. Dunque il municipio naturalmente fa le proprie proposte, ma dopo alla fine bisogna lavorare in modo sinergico con il comune e con la regione sul tema dei rifiuti e della raccolta dei rifiuti stessi. Io non sottovaluto questa situazione della raccolta porta a porta, anche perché laddove è stata realizzata all'estero ha funzionato. Il problema è che a Roma non funziona, perché purtroppo il tessuto urbano romano è diverso rispetto magari a quello di altre città europee. Ma non l'ho sottovalutato, non l'ho sottovalutato e non lo sottovaluterò. Naturalmente, unitamente alla giunta, alla futura giunta e al consiglio stesso, analizzeremo il tema e ribadisco con le associazioni e i comitati di quartiere. Grazie mille Veduto, andiamo avanti quindi con la Daga, stessa domanda anche per lei: qual è il vostro piano in merito alla raccolta differenziata? Pensate di ampliare e potenziare il sistema di raccolta porta a porta, che ricordo è già presente in alcune aree del municipio settimo, e se sì, come? Allora, il collega Veduto ha detto giustamente che il sistema porta a porta in questo municipio, in questa città, è spesso andato in crisi, però funziona in tutto il mondo, funziona in tante altre città, perché quello che è andato in crisi in questa città è stata la raccolta dei rifiuti, perché i cittadini sono stati bravissimi nella stragrande maggioranza dei casi. A questi cittadini noi chiediamo uno sforzo di stare lì a differenziare i rifiuti, a ricordarsi il giorno in cui bisogna conferire la plastica piuttosto che il vetro, l'indifferenziato, e poi però per 20 giorni, come accade a Morena, come accade a Nuova Tor Vergata, i cittadini continuano a chiamarmi, a scrivermi, a mandarmi foto, non passa l'AMA, non passano a raccogliere. Allora è quello che non funziona. Ma il problema grande dei rifiuti a Roma è che per una scelta ideologica della passata amministrazione non si è voluto lavorare per chiudere il ciclo dei rifiuti. Noi continuiamo ad avere la Tari più alta d'Italia, continuiamo a spendere 200 milioni l'anno per far viaggiare i nostri rifiuti in giro per il Lazio, in giro per l'Italia, fino in Germania, glieli paghiamo i rifiuti, loro non solo ci guadagnano ma poi li trasformano in energia, come accade in tutto il mondo. Allora Roma deve chiudere il ciclo dei rifiuti. Io mi onoro di avere una bellissima amicizia con l'assessore ai rifiuti della Regione Lazio, Massimiano Valeriani, spesso abbiamo parlato di questi temi. Dobbiamo fare gli impianti, nessuno immagina più le vecchie discariche come Malagrotta, anche perché sono fuori legge, ormai non si potrebbero neanche più fare. Piccoli impianti, impianti di municipio, impianti di prossimità, impianti per raccogliere e trasformare i rifiuti e trasformarli in energia, come accade dappertutto, e soprattutto spingere sulla differenziata, quindi porta a porta sì, ma spingere sulla differenziata, che è ferma al palo al 43%, cioè la percentuale a cui l'ha lasciata la consigliatura Marino, e abbiamo parlato anche con l'ex assessore Stella Marino di questi temi. Nulla si è fatto, invece dal 43 dobbiamo arrivare al 70, al 70, per fare in modo che quello che va in discarica sia sempre di meno e quello che differenziamo sia sempre di più. Benissimo, vi anticipo che abbiamo un'altra domanda che la redazione ha selezionato tra le tantissime che stanno arrivando al 39 39 300 400, ma prima la replica di Avveduto, 60 secondi per lei, prego. No, stavo un attimo meditando e pensavo al fatto che comunque abbiamo un centrosinistra che ha amministrato Roma da sempre, escluso due mandati, cioè il mandato Alemanno e il mandato della Raggi, e poi a livello regionale, visto che si parla di rifiuti, a livello regionale abbiamo il centro-sinistra che amministra da anni. Allora mi chiedo, ma come mai non si sia risolto ancora il problema della raccolta dei rifiuti? Cioè è assurdo vedere una città quale Roma con i cassonetti pieni, stracolmi, i rifiuti buttati a terra, detto in parole molto povere. Cioè io non riesco ad immaginare la città nella quale vivo con l'immondizia ancora non raccolta per diversi giorni. Ma ce la siamo dimenticata questa situazione dei cassonetti purtroppo stracolmi di immondizia? Ma perché amministrate Roma e ancora non avete dato una bella risposta sulla raccolta dei rifiuti? Sul tema dei rifiuti, perché non incentivare forse la raccolta, ma soprattutto non soltanto quella differenziata, ma utilizzando, magari sfruttando, delle società anche di privati. Perfetto. Con dei premi. Direi che è fin troppo chiaro. Domanda diretta di Avveduto e ovviamente 60 secondi per la Daga per rispondere. Beh, il collega mi provoca perché mi dice che negli ultimi anni abbiamo amministrato sempre noi, a parte qualche parentesi. Ecco, intanto purtroppo una parentesi, quella del sindaco Alemanno, ce la ricordiamo tutti, e insomma Dio ce ne scampi e liberi, perché
perché quello che è accaduto in quei 5 anni a Roma ce lo ricordiamo ancora. Io vorrei ricordare che negli ultimi... purtroppo i romani se lo ricordano. Purtroppo i romani se lo ricordano. Ci sono 60 secondi, quindi prego. I romani se lo ricordano bene e vedranno loro se vorranno ripetere l'esperienza. Vedremo se vorranno ripetere l'esperienza, ma... negli ultimi 13 anni noi abbiamo governato Roma per poco più di 2 anni, quindi tutti i mali di Roma vengono attribuiti al centrosinistra. Credo sia difficile poter dire questo. La Roma governata dal centrosinistra ancora in tanti se lo ricordano, e vogliamo riproporre una stagione in cui Roma cresca come accadeva con Veltroni, con Rutelli, il doppio, il triplo della media nazionale. Ma noi la proposta sui rifiuti ce l'abbiamo, sono anni che diciamo che vanno fatti gli impianti, va chiuso il ciclo dei rifiuti che non è di competenza della regione, toccava al comune che non l'ha fatto, lo faremo noi. Grazie mille, se ho capito bene ha veduto, chiede altri 60 secondi per replicare alla Daga, prego. Io non riesco a comprendere che cosa voglia insinuare il collega Laddaga sul mandato Alemanno. Poi che si ripeta cosa? Cioè, qui abbiamo un candidato che è Michetti, che tutti sappiamo e tutti gli riconoscono la grande professionalità amministrativa, e glielo riconosce anche una certa sinistra, dunque non possiamo non riconoscere se siamo obiettivi. Mi sfugge. Forse le sfugge a lei e ti sfugge a te, caro Laddaga. Però sai che Michetti è uno che lavora da sempre come avvocato nell'ambito amministrativo e lui conosce molto bene la macchina burocratica amministrativa comunale, perché comunque lo fa di professione da molto tempo. Però non possiamo dunque adesso dare o fare dei paragoni Michetti Alemanno. Comunque io non ricordo che Alemanno abbia amministrato male, poi avrà commesso pure qualche errore come tutti, perché solo chi non fa non rischia di sbagliare. Però comunque io ricordo a me stesso che da anni il problema delle buche a Roma se ne parla e esiste da sempre, anche quando amministravate voi, anzi soprattutto quando c'eravate voi al governo del comune. Grazie. Non lo dimentichiamo, va benissimo. Anche per una buca per strada il confronto si sta giustamente accendendo. Ricordiamo che si andrà a votare domenica 17, stiamo ascoltando le idee e i programmi dei due candidati per il centro-sinistra Laddaga, per il centro-destra Avveduto, per la presidenza del 7° municipio. È arrivata una domanda molto precisa, perché chiaramente i telespettatori sanno essere, come dire, precisi quando vogliono, e allora cominciamo dalla Daga. Quali sono i primi 3 interventi che farete appena eletti e con quali risorse economiche? 120 secondi per lei. Allora, le risorse economiche, questa anche è un'altra cosa che ci hanno raccontato, che a Roma non ci sono fondi, non ci sono soldi, in realtà ci sono ma non siamo in grado di spenderli. Quindi abbiamo presentato sul nostro programma molte idee per i primi 100 giorni per riprendere l'iter di situazioni bloccate da troppi anni, così come la regione sta facendo in tante situazioni, come a Via Sagunto, come nel patrimonio Ater. Abbiamo situazioni da sbloccare e da mettere subito a disposizione dei cittadini. Abbiamo aree giochi che non sono mai state aperte perché non sono state prese in carico dall'amministrazione, come a Quarto Miglio. Abbiamo a Romanina delle aree verdi. Quindi la prima cosa che vogliamo fare è una ricognizione degli spazi, tutti gli spazi inutilizzati di cui la cittadinanza non può godere. Vogliamo poi dare voce ai giovani e ai bambini, l'abbiamo detto, questa è una cosa che si può fare subito senza neanche aumento di costi, quindi creare un consiglio dei giovani, perché i giovani vanno, non dobbiamo parlare di giovani, ma dobbiamo far parlare i giovani e dar voce ai giovani, quindi un consiglio dei giovani, una consulta dei bambini, e avviare subito l'iter per grandi opere che vogliamo fare in questo municipio, in particolare un impianto sportivo di qualità, ne abbiamo già parlato con il candidato sindaco, perché non è più tollerabile che chi vuole fare sport di livello in questo municipio debba andare, parlo di atletica ad esempio, di altri sport, debba andare a Caracalla o a Frascati. E poi vogliamo un nuovo teatro comunale, un teatro del municipio nell'area extragra. Dobbiamo fare in modo che anche chi abita in zone più lontane dal centro della città possa avere servizi di livello, servizi che possano rendere la vita quotidiana migliore. Quindi spazi da recuperare, da mettere a disposizione con dei bandi di tutta l'amministrazione, dar voce ai giovani, dar voce ai bambini e cominciare subito a lavorare per importanti grandi opere che possano migliorare la vita quotidiana dei nostri cittadini. Benissimo, ringraziamo la Daga, medesima domanda anche per Avveduto, domanda che vi ricordo è arrivata da un nostro telespettatore, potete scrivere al 39 39 300 400 oppure telefonare allo 06 71 54 31 20. 120 secondi per Avveduto, la domanda è: quali sono i primi 3 interventi che farete appena eletti e con quali risorse economiche?
parentesi, prima di fare una consulta dei giovani e dei bambini e ascoltare i giovani e i bambini, io parlerei di ascoltare tutti i cittadini. Dobbiamo parlare di cittadini, non di fasce di età, perché a questo punto veramente si rischia di creare delle disuguaglianze, no? Dunque, i cittadini sono tutti uguali al di là della fascia di età. E dunque io quando si parla di recupero di edifici ai fini di utilizzo sociale, no? Di scopi sociali, io mi chiedo, la Daga che sta lì da due mandati, perché hai fatto due mandati, diciamo le cose come stanno, io mi chiedo ho che fatto cosa, mezzo, quindi che diciamo cosa, le cose no, come hai stanno. Fatto questo mandato e un altro mandato, io ti chiedo, sei poco informato, chiedo, non sono consigliere uscente e stai dicendo no, delle hai fatto fesserie. Due mandati? No, no. Ne hai fatto uno? Mezzo. Vabbè, in quel mezzo mandato cosa hai fatto per se il vuoi, tema ti metto che tutto stiamo in trattando? Fila quello che ho fatto. Benissimo. E tu allora mi dici quello che hai fatto per questo municipio. Benissimo. Però stiamo perdendo un attimo il filo. 120 secondi a testa e poi la replica. Benissimo. Prego, ho veduto. Io voglio recuperare i secondi che mi ha interrotto il collega Ladaga, gentilmente. Allora, quando lui sul volantino scrive una nuova storia, tutta da scrivere, qualcosa di nuovo, beh, forse il nuovo sono io che mi stai attaccando che cosa ho fatto per questo municipio. Io sono veramente il nuovo per questo territorio. Scusami per l'enfasi con la quale mi sto esprimendo, non è un attacco, ma dobbiamo dire le cose come stanno, altrimenti i cittadini sono veramente disorientati. Tu sei stato già all'interno del Consiglio, cosa hai proposto? Lo voglio sapere su questo tema della riqualificazione degli edifici abbandonati. Io so cosa proporre, soprattutto dei, non soltanto delle strutture di prossimità, ma nelle stesse, soprattutto pensare alla salute pubblica, dunque strutture sanitarie di prossimità. Oggi più che mai con il Covid, che purtroppo andare in un pronto soccorso di una struttura ospedaliera significa essere facilmente inseriti nel passaggio Covid, e allora per paura i cittadini che si sentono male non si recano in ospedale. Facciamolo all'interno del municipio, in sinergia con la Regione Lazio. Riqualifichiamo gli edifici abbandonati, naturalmente pensando in primis al diritto alla salute e poi conseguenzialmente anche al sociale a 360 gradi, con la cultura, che non è da sottovalutare, i teatri, la recitazione, che in questo mondo, in questo municipio, ovviamente ci insegna molto con Cinecittà, e poi dirò il resto perché mi sa che qui ha veduto il tempo e l'ho fatto recuperare i 10 secondi, sono stato di parola, quindi adesso tocca invece alla Daga, che chiaramente vuole replicare, quindi la Daga 60 secondi per lei, prego. Però il collega ha veduto, tu veramente mi porti tu sul terreno di quello che abbiamo fatto in questi anni per il settimo municipio. Io mi dici dimmi quello che hai fatto. Intanto tutti i cittadini che vogliono conoscermi sul mio sito www.francescoladaga.it, che esiste dal 2013, il nuovo che avanza, non nell'ultimo mese, c'è scritto tutto quello che ho proposto e che ho fatto per questo territorio. E a proposito di luoghi abbandonati o luoghi inutilizzati, a febbraio ad esempio con alcune associazioni, con circa 70 associazioni con cui abbiamo messo in piedi il coordinamento solidale del settimo municipio su mia iniziativa, abbiamo chiesto al municipio di poter utilizzare un centro anziani che era chiuso, come sono chiusi i centri anziani in questo periodo, e abbiamo fatto un ricovero notturno per senza fissa dimora. Due anni fa abbiamo proposto un tavolo per decidere cosa fare dell'edificio di via Sagunto che la regione sta risistemando, quindi insomma lo avete fatto di cose, voi o l'ha fatto la Luzzi? Di cose ne abbiamo, fatte parecchie, se non erro, di cose ne abbiamo fatte parecchie, no? Collega Veduto, grazie su questo mille. Non possiamo amministrava la Luzzi, però. Grazie mille la Daga, grazie mille a Veduto, adesso dobbiamo andare avanti perché il tempo stringe. Prima la Daga parlava di impianti sportivi ed effettivamente tutti i candidati sindaco hanno aperto alla costruzione di impianti sportivi, come per esempio lo stadio della Roma e della Lazio. Partendo da Veduto, c'è un'area del municipio settimo che potrebbe essere indicata per questo scopo? Allora, mi scusi perché purtroppo non ho sentito bene. Puoi impianti sportivi. Sì, diversi impianti sindaci sportivi hanno aperto appunto alla costruzione di nuovi impianti sportivi, tra cui ovviamente anche lo stadio della Roma e della Lazio. La domanda è se c'è un'area, se è stata individuata da un'area del municipio settimo che potrebbe essere indicata per questo scopo. Allora, guardi, per fortuna ciò che diceva la DAG in apertura di questa trasmissione, che il nostro municipio non è uno dei più estesi, io direi non è neanche uno dei più piccoli a mio modo di vedere, però perché partire da San Giovanni e arrivare fino a sotto Frascati sono circa 50 km di strada, ditemi se non, di spazi non ce ne sono, ditemi se non ci sono spazi da dedicare a questo genere di attività.
le attività sportive sono importantissime, su questo forse ci ritroviamo, perché naturalmente lo sport come l'arte distolgono i nostri ragazze, i ragazzi, pardon, da alcune strade sbagliate. Dunque, viva lo sport, viva la cultura, viva l'arte. Di aree ne abbiamo individuate, però anche qui, se io vi rispondessi dove ho individuato alcune aree, girando per il nostro quartiere in questo mese e mezzo circa di campagna elettorale, parlerei per quello che io voglio decidere da solo. Ma ho sempre detto che il sottoscritto ama la democrazia dei popoli, ama la democrazia in generale, e dunque la partecipazione dei cittadini. Ergo, anche qui si ascolteranno le associazioni sportive, come i comitati di quartiere, dicevamo prima, e poi decidiamo insieme alla giunta e al consiglio municipale. Cioè, non è che il presidente del municipio decide da solo. Sì, sarò il mini sindaco allorquando dovessi essere eletto, ma insieme ad una giunta, insieme ad un consiglio, maggioranza e opposizione. Cioè, non è che qui arriva il dittatore e decide da solo. Si decide unitamente a tutta la squadra e ascoltando le associazioni sportive. Benissimo, grazie mille a Veduto, è stato anche più rapido dei 120 secondi, quindi ora passiamo alla Daga, quindi parliamo di impianti sportivi, nuove costruzioni come per esempio lo stadio della Roma o lo stadio della Lazio. La domanda è se c'è un'area del municipio settimo che potrebbe essere indicata per questo scopo. Ma anch'io sarò molto, molto breve e molto rapido, in modo che magari possiamo consentire altre domande agli ascoltatori. Intanto, come dicevate giustamente, i nuovi stadi sono stati di proprietà delle società, quindi è chiaro che sarà il soggetto privato evidentemente a proporre alcune aree che secondo lui possono essere consone. Importante è che, come secondo me si stava facendo durante la Giunta Marino, cioè un'amministrazione che guida un processo chiedendo al privato di intervenire anche sulle infrastrutture e su tutto ciò che può essere a beneficio pubblico nell'area dove deve arrivare lo stadio. La cosa però che io mi piacerebbe dire in questo senso è che mi piacerebbe pensare più a strutture per sport di base e per sport per tutti, che non a grandissime strutture che possono usare in pochi o che possono andare più a beneficio dei privati che non di altri che possano arrivare su questo territorio. Quindi ecco, tornando al discorso di prima, spero proprio che qui non si farà, nel settimo municipio non si farà nessuno stadio se prima non arrivano impianti per lo sport di base e per lo sport di livello professionistico, che mancano assolutamente e che quindi devono essere l'assoluta priorità in ambito sportivo sul nostro territorio. Perfetto, ringrazio la Daga per essere stato più sintetico, così che appunto possiamo dare spazio ai nostri telespettatori. C'è una replica? Attenzione, sì, replica di Avveduto, 10 secondi di replica di Avveduto, prego. Grazie, mi dispiace, non dirlo significherebbe non essere sincero, mi dispiace fosse il primo punto nel quale mi ritrovo con il collega Ladaga. Sono d'accordissimo su questo aspetto, perché è assurdo pensare naturalmente alle grandi società e non pensare alle cose più semplici, cioè alle cose che ci toccano da vicino, dunque pensare allo sport dei nostri ragazzi che vivono il quartiere. Su questo ci ritroviamo, dunque mi sentivo di naturalmente dire questo. Alla fine voterai per me, voterai se alla fine non voterò per te. Perfetto, vi ringrazio. Abbiamo due domande, una che l'abbiamo scelta dai telespettatori e poi un appello finale. Partiamo dalla Daga, la domanda che è arrivata al 39 39 300 400, ancora grazie a tutti quelli che stanno partecipando, è: continueremo a vedere i nostri mini sindaci in mezzo a noi per le strade dopo le elezioni così come ora? Questo è l'impegno più bello e più semplice che si può prendere. Io in campagna elettorale ho evitato di prendere impegni perché credo sia troppo facile prendere impegni in campagna elettorale. L'unica cosa che ho detto, perché è il modello che porto avanti da anni e che abbiamo portato avanti anche in questi mesi, è quello della partecipazione, della trasparenza e del coinvolgimento dei cittadini. Abbiamo fatto assemblee pubbliche su tutti i temi, ma perché è lo stile che mi porto avanti da anni. Ogni decisione nella quale ho messo mano e ho messo testa è una decisione che è stata presa con una larga rete. È stato così per la creazione dell'archeomitato qualche anno fa, è stato così per il comitato per il parco degli acquedotti Torfiscale che abbiamo messo insieme con più di 20 associazioni e comitati, è stato così per il coordinamento solidale del settimo municipio ed è così che vogliamo portare avanti l'amministrazione. L'amministrazione deve andare mano nella mano con i cittadini devono sentirsi pienamente coinvolti, pienamente consapevoli e pienamente protagonisti delle scelte dell'amministrazione. Quindi sì, mi vedrete assolutamente, perché non conosco altro stile di fare le cose.
Benissimo, stessa domanda anche per Avveduto. Continueremo a vedere i nostri mini sindaci in mezzo a noi per le strade dopo le elezioni, così come ora. 60 secondi per lei. Questa è una delle più belle domande che mi potevate fare, perché da tempo che critico i politici che spariscono, come per esempio i parlamentari che non vengono eletti dal popolo direttamente ma sono dei nominati, non me ne vogliono i signori parlamentari, tutti trasversalmente, attenzione. E dunque invece noi amministratori locali veniamo direttamente votati dai cittadini, e questo significa vicinanza del politico locale al cittadino. Noi in campagna elettorale abbiamo girato, ha detto bene la DAG, abbiamo girato i comitati di quartiere, le associazioni, le parrocchie, e abbiamo fatto sentire la nostra vicinanza. Abbiamo promesso, invece una promessa l'ho fatta, cara la DAG, forse tu no, io sì, che continuerò a stare per strada, perché amo stare per strada. Sono nato camminando per strada con la mia associazione la sera, con la mia associazione di volontariato, impegnandomi per gli ultimi. Penso che anche tu faccia del volontariato e comprenda molto bene il mio dire. Dunque io continuerò a stare per strada. Non amo i politici che si siedono dietro una scrivania e spariscono per 5 anni. Il cittadino ha bisogno di altro, di credere nella propria rappresentanza politica. Benissimo, grazie mille. Siamo arrivati praticamente in conclusione, siamo strettissimi con i tempi, quindi l'ultima domanda è ovviamente un appello che in 60 secondi i due candidati dovranno fare, rivolgendosi possibilmente a quella grande maggioranza di cittadini che al primo turno non sono andati a votare. Quindi, Avveduto, partiamo da lei, 60 secondi, perché i cittadini del municipio settimo dovrebbero votare per lei e non per l'altro candidato? Prego. Perché innanzitutto i cittadini dovrebbero andare a votare, perché votare non è soltanto un dovere, è un diritto conquistato nel tempo con il sangue. Dovete andare a votare. Votate per chiunque, ma dovete andare a votare, non fate decidere gli altri, perché poi non avete il diritto di lamentela. Dunque andate a votare e decidete, votate per qualcuno, per un programma, per una persona, perché credete nella DAG o credete nel sottoscritto, ma votate innanzitutto. Perché votare per il sottoscritto? Perché abbiamo un programma ben preciso, ma soprattutto abbiamo una squadra ben precisa composta da consiglieri preparati, consiglieri che credono in quello che dovranno fare, ma soprattutto perché lo vogliono fare, con quale passione farla la politica, perché la politica, guardate, che non è una professione, la politica è una missione, è come fare il sacerdote, per me è uguale, è come fare i carabinieri, il poliziotto. Il politico deve servire, non farsi servire. Dunque dobbiamo mettere passione, competenza e vicinanza, partecipazione di cittadini. Questo significa fare politica, a mio modo di vedere. Grazie mille, Avveduto. Ultimissimo minuto anche per la Daga, rivolgendosi soprattutto ai tanti cittadini che al primo turno non sono andati a votare, perché il cittadino e i cittadini del municipio settimo dovrebbero votare per lei e non per l'altro candidato. Prego, 60 secondi. Allora, intanto ringrazio il collega Avveduto perché ha ricordato e ringraziato chi 70 anni fa ha combattuto per regalarci il diritto al voto e il diritto alla democrazia, che mi sembra una delle cose più belle che possiamo avere. Votare me significa immaginare un municipio diverso, perché lo abbiamo immaginato insieme, anche scrivendo il programma tutti insieme, perché credo che questo municipio ha delle enormi potenzialità che possiamo far sbocciare e sprigionare tutti insieme, e perché io così vi lancio una sfida a chi non ha votato, a chi magari non mi conosce: provate a chiedere ai vostri amici, provate a chiedere ai vostri vicini di casa, provate a chiedere a qualcuno delle persone che conoscete che sono un po' più attive nel municipio. Troverete sicuramente qualcuno che mi conosce, qualcuno che ha avuto modo di fare un'esperienza con me in questi anni, e provate a farvelo raccontare da lui chi è Francesco Laddaga, cosa ha fatto Francesco Laddaga per questo territorio e quello che vogliamo fare tutti insieme. Secondo me potrebbe essere un'esperienza interessante. Non c'è più tempo per le repliche, mi spiace Avveduto, siamo arrivati praticamente alla fine dello speciale elezioni amministrative 2021. A me non resta che ringraziare i due candidati alla presidenza del settimo municipio di Roma per il centrodestra, Luigi Avveduto, grazie mille per essere stato con noi. Buonasera. E per il centrosinistra, Francesco Laddaga, grazie mille per essere stato con noi. Grazie a voi e buonasera a tutti. Vi ricordo che sarà possibile vedere questo confronto anche in replica martedì 12 ottobre alle 10, giovedì 14 ottobre alle 17, venerdì 15 ottobre alle 22:30 sul canale 74 di NSL, sul sito nslradiotv.it o attraverso l'app che potete scaricare gratuitamente su tutti i dispositivi iOS e Android. Buonanotte. Ma vedrai che andrà tutto bene, tu devi solo metterti a camminare, raggiungere la cima di montagne nuove, vedrai che andrà bene, andrà tutto bene.
solo smettere di gridare e raccontare il mondo con parole e modo, supplicando chi viene dal mare di tracciare di nuovo il confine tra il bene ed il male.